Bentornati amici del canale, ed eccoci qui insieme per una nuova rasatura. Oggi bellissima giornata a Roma, cielo sereno, fa caldo, una bomba proprio. E mi è venuta voglia di mandorla, quindi andremo ad usare la crema Cella, che secondo me con questi tepori si sposa molto bene. Come dopo barba, qualcosa di fresco, anche se è quasi finito, il Mennen. Questo è un prodotto che comunque ricomprerò perché mi piace tantissimo. Come rasoio Edwin Jagger DE86BL, la metta Shark Super Chrome e pennello che sta qui in ammollo nel bicchiere perché era tanto che non lo utilizzavo, l'Omega 48. Diamogli subito una leggera strizzata. L'ho tenuto circa un'oretta in acqua calda perché, ripeto, stava lì veramente con la polvere sopra. E quindi niente per barba, oramai lo sapete, mi sciacquo subito il viso con acqua calda, così cominciamo la fase di prelievo del Cella. Non so se avete notato, ma rispetto allo scorso video ho tolto il pizzetto, ho lasciato solamente baffi e mosca, perché ogni tanto mi piace cambiare. Andiamo ad aprire la nostra crema, che si presenta così. La fase di prelievo non sarà delle più semplici, perché ciuffo grande e ciotola piccola, insomma, non è il top, però ci può venire incontro, diciamo, un montaggio del genere, strofinando il pennello in più punti, perché a rotazione secondo me non è molto adatta in questo contesto, anche perché poi per riempire il ciuffo del 48, insomma, ce ne ho, che è veramente grande. Ok, per ora direi che questa può bastare. Adesso ovviamente continuiamo il montaggio nella ciotola, però mi lasciamo un attimo queste due dita perché altrimenti questa pesa pure, perché utilizzeremo questa dei cereali, altrimenti vola subito a terra. Aggiungiamo un pochino d'acqua. E come vedete sta rispondendo molto bene. Ok, direi che più o meno ci siamo, quindi 48 e spalmiamocela in viso. Vabbè dai, più o meno ci siamo. Poggiamo il 48 sul tappo. Vediamo se mi riesco a sciacquare la mano. E andiamo ad inserire la nostra shark all'interno appunto dell'Edwin Jagger. Ok. Come vedete, diciamo, faccio sempre questo passaggio dopo aver applicato la schiuma, in modo che comunque in viso agisce un attimino, ammorbidendo il pelo. Comunque, io inizierei e vediamo come si comporta l'Edwin Jagger con la Shark.
Ok, prima passata, pelo. Non ho sentito intoppi, sinceramente. Comunque, adesso mi sciacquo e poi seconda insaponata, ovviamente. Ok, allora, come vedete, il 48 si comporta molto bene, è un buon pennello, specie considerando il prezzo, costa molto poco, 5-6 euro, poi insomma dipende dove lo prendete. Però, ad esempio nel mio caso, che tengo quasi sempre baffi e o mosca o pizzetto, non è comodissimo perché per sfruttarlo al meglio, secondo me, te devi insaponare completamente tutto il viso. C'è chi appunto anche si insapona anche, diciamo, le parti da non tagliare, però sinceramente non mi fa impazzire come cosa. Quindi lo consiglio soprattutto per via dell'ampiezza del ciuffo a persone che tolgono tutto. Andiamo di contropelo. Quest'oggi siamo andati con un ordine differente, come hai visto. Di solito faccio prima tutta questa parte, poi qua. Invece abbiamo tolto prima tutto sotto e adesso andiamo a lavorare sulle guance. Andiamo un attimino a togliere la schiuma qui intorno alla mosca, altrimenti non vedo nulla. Anche se darei una piccola rinsavonata qui, perché è un punto leggermente scomodo. Ok, allora. Secondo me ci siamo. Anche se secondo me devo buttare un altro po' qua. Ok, allora. Dai, mi sciacquo, così. Conclusioni e menen. Ok. Oh, non vi preoccupate.
Queste poi spariscono e tanto comunque poi mi devo anche rirasare la testa. Fatemi sapere se comunque video sulla rasatura, appunto, da capoccia mi interessano, perché casomai cerco di portarne più spesso perché mediamente me la raso almeno 3 volte a settimana. Mi sento bello fresco. Mentre ci splasciamo il Manen, tiriamo le conclusioni di questa rasatura. Ovviamente i prodotti che ho mostrato quest'oggi già li conoscete da tempo e sapete che comunque lavorano decisamente bene. Nocera non è una novità che sia un'ottima crema e infatti è uno dei mandorlati che preferisco. Come ben sapete il Figaro non lo utilizzo più perché comunque mi provocava dei rossori in viso, quindi non riuscivo a tollerarlo molto bene. Però questo, problemi zero. Abbondiamo perché tanto è praticamente finito. Il pennello, stessa cosa, si comporta bene, costa poco. All'inizio, devo dire la verità, puzzava in una maniera scandalosa, era terribile. Poi, mano a mano, con tanti utilizzi, diciamo, è svampato. Per quanto concerne l'Edwin Jagger, se ne sente parlare tanto bene quanto allo stesso tempo tanto male, perché? Perché tanta gente dice non è aggressivo, non è profondo come taglio e altre cose, però io dico da un closed comb, pettine chiuso, con questa forma, con queste geometrie, non puoi pretendere di avere una rasatura profondissima e perfetta. Qualche cosa in alcuni punti può rimanere, così come può rimanere benissimo anche col fadip che è un rastrello. Quindi se dovete comprarvi questo per di me voglio fare la barba, voglio essere riccissimo, allora vi consiglierei un attimino di guardare altri rasoi più aggressivi, perché, ripeto, questo più di tanto non può fare. Comunque io lo reputo un buon acquisto, anche perché non costa molto, è rifinito molto bene. Quindi detto ciò, la Shark, che vedevo di, è andata bene, non c'ho rossori, non c'ho ematomi, escoriazioni di nessun tipo, mo esageriamo. Quindi deduco che l'accoppiata con questo rasoio, appunto, funzioni. Altro aftershave a pioggia oggi proprio. E quindi, ragazzi cari, io con queste manate in viso vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel pollice in su, sotto in descrizione, come al solito, gruppo Facebook, pagina Facebook. Io vi auguro buone rasature a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!